Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul canale dei Merry Tales. Oggi andiamo a caccia di Mini e precisamente a Twissimi, che si è tenuto a Roma il mese scorso. Questo è il secondo video di questa serie e se volete vedere cosa ho trovato, seguitemi. Questo è il risultato della caccia. Le scarpe e gli occhiali li ho lavati e disinfettati. Ho anche lavato la maglietta, la parte bianca, stando attenta a non toccare la cinta nera. Prima era un po' grigina e devo dire che è venuta bella, bella bianca. Il resto non l'ho toccato nei pantaloni, nella borsa e nel giaccone per paura di rovinarli, ma devo dire che erano messi nelle bustine ed erano perfetti, pulitissimi. Allora, sia il set che il giaccone l'ho preso a un tavolo dove c'era una signora molto carina e che come me è amante dei set moderni per le bambole, quindi dei vestiti moderni. E mentre le scarpe le ho prese in un altro tavolo e avrebbero dovuto essere tre paia di scarpe di Ken e uno di Barbie, ma un paio credo di averlo perso. E quindi d'ora in poi un'altra lezione che ho imparato è che non me li faccio mettere più nelle buste da chi vende, ma li prendo in mano e li metterò io in una busta che non aprirò più fino a casa, perché altrimenti me li perdo. E poi vorrei farvi vedere anche un'altra cosa, già lavati e disinfettati, un paio di stivali e un paio di ciabatte che invece ho preso non a Tuissimi come queste altre cose, ma alla Doll Convention che c'è stata, anzi ancora c'è questi giorni perché sto registrando di domenica, quindi c'è stata venerdì, sabato e domenica, sempre a Roma, Barbie Doll Convention. E faccio vedere tutto insieme perché di questa convention non ho né filmati né foto perché era veramente piccolina e quindi vi farò vedere anche questi. Quindi sarà un bottino totale. Iniziamo. Il set è moderno ed elegante. Era tutto dentro una bustina, mi pare sia uno di circa 7 euro. I pantaloni sono neri, si aprono dietro con del velcro e sono molto leggeri, leggermente elastici, sì, verso in verticale, non in orizzontale. E poi c'era la maglietta che non so che soffè, ma è fatta anche questa veramente bene. Ha due cuciture qui davanti, il velcro dietro e una cintina nera in vita. La borsa è tutta nera, della stessa stoffa dei pantaloni, con un nastrino dorato qui davanti, che fa dei disegni geometrici. Bellina. E poi un paio di occhiali trasparenti, anzi di occhialoni, e un paio di scarpe che purtroppo sono macchiate in alcuni punti, e penso sia dovuto al nero della borsa e dei pantaloni, ma è qualcosa a cui si può rimediare. Mettiamo da parte questo e prendiamo il giaccone. Il giaccone è completamente imbottito, ha una pellicetta sul cappuccio e delle cuciture fatte veramente bene, sia davanti che dietro, le spalle, i bordi delle maniche, il bordo del giaccone. Si apre con la chiusura lampo funzionante e dentro anche è cucito benissimo, c'è anche la retina. È fatto veramente bene e questo è venuto, mi sembra, 5 euro. Veramente poco, ma carino, anche il colore è veramente bello e ce n'era uno rosso. Poi abbiamo le scarpe, un paio nere, che finalmente, e un paio marroni, finalmente colori diversi per i miei bamboi maschi, le hanno tutte bianche, finalmente qualcosa di colorato, nero e marrone. Poi il paio di ciabatte che poi dovrò misurare, ma a occhio, visto che forse stanno bene alle Momoko, ma forse sono un po' grandine per le Barbie. Poi andiamo a vedere meglio. Infine, le scarpe che ho trovato alla convention, un paio di stivali di qualche principe Disney, non so bene quale, sono enormi e ho già
provato in anticipo e poi vi dirò. E poi il paio di ciabatte rosa. Andiamo a misurarli sulle bambole. Per provare le scarpe ho preso Sean, quindi un Signature Looks, un Fashionista e poi il BTS. Iniziamo da lui. Finalmente ho trovato un paio di scarpe che non siano quelle fatte apposta per i BTS che gli stanno. Sono quelle dei principi Disney. So, gli stanno un po' larghe, per carità, e sono veramente enormi, però sono le uniche che gli stanno, al di fuori appunto delle loro. E se devo usarle, magari se devo vestirlo in modo particolare, a tema fantasy, fantascienza, vanno bene. Oppure se devo andare a lavorare in giardino, perché sembrano gli stivali di gomma per il giardino. Però se vi può essere utile, sappiate, se come me siete alla disperata ricerca per scarpe per loro, sappiate che questi gli vanno bene. Sarebbe da vedere le altre scarpe dei principi Disney, chissà. Ok, messo da parte il BTS e lo metto da parte perché purtroppo le altre due paia di scarpe non gli stanno. Passiamo ai due Ken. Ho messo a ciascuno una scarpa e una scarpa. Allora, il paio nero sta benissimo a entrambi, veramente, stanno proprio bene, perfette, sembrano proprio fatte per loro. Quello marrone un po' strettino, soprattutto a lui, è Fashionista. Cioè, pensavo avessero i piedi uguali, non lo so, a me sta un po' meglio. Oddio, adesso guardandolo così anche a lui comunque sta strettino. E però ho notato che mentre queste nere hanno lo spacchetto dietro, quindi si mettono anche più facilmente, entrano un po' meglio, queste non lo hanno. Chissà se facendo uno spacchetto, tagliando, va meglio, sono meno strette. Semmai qualcuno di voi ha questo tipo di scarpe, questo paio di scarpe, aspettate, faccio vedere meglio qui, questo qui marrone, e magari ha tagliato dietro, fatemelo sapere qui sotto nei commenti, mi fareste un grossissimo favore. Ho provato il completo prima alla Momoko, e le sta bene, le dona anche, ma è un po' largo. Invece sul corpo Metto Move, vabbè, lei ha la testa Fashionista e il corpo Metto Move, devo dire che è perfetto, o meglio, i pantaloni le stanno a pennello. Le scarpine vanno abbastanza bene, un po' strettine dietro, ma di poco, insomma, stanno bene. La borsa e gli occhiali, anche gli occhiali sono perfetti, sono un po' anni 60, ma le stanno bene. E la maglietta è un po' strettina, quello sì, dietro l'ho messa, non ho coperto completamente il velcro una parte con l'altra. Però nel complesso le dona, è elegante, le sta bene, e la maglietta in effetti si stava meglio alla Momoko. Alla Momoko invece ho messo il giubbotto e sembra un pinguino imbottito. Devo dire che la copre benissimo, ma su questo la Momoko così è molto dolce e carina. Però in effetti anche il cappotto sta meglio alle Barbie, perlomeno l'ho provato la Metto Move e è perfetto. E anche se poi con tutti questi capelli lei il cappuccio le sta un po' stretto, però insomma va bene. Le scarpe, allora, queste scarpe qui alla Momoko non stanno assolutamente, la Momoko ha il piede più grande, non c'è niente da fare. E invece stanno bene alla Momoko, bene, diciamo che le stanno abbastanza bene. Queste qui bianche fanno un po' fatica ad entrare, ma direi che sono fatte quasi per il suo piede, entrambe. No, direi sì, a lei vanno bene. Mentre sono un po' durette, poi da mettere e togliere, però una volta messe sono perfette. Mentre a lei, al corpo Metto Move, si riesco a togliere perché ci vuole un pochino. Queste non ho capito, veramente hanno dei piedi piccolissimi e sono più alte, non chiedo ogni volta. No, a lei invece stanno proprio larghe, lunghe, vedete, larghe, non si reggono. Per non parlare di quest'altra rosa, queste proprio no, non sono veramente le sue. Quindi lei si tiene queste qua, le devo smacchiare e poi direi che è perfetta così.
Quello è rosa e alla Momoko. Ah sì, c'è questo per dei pezzettini neri. Forse è meglio se li lavo prima che macchi qualche altra cosa. E, anzi, mi hanno detto di. Già lo sapevo, però hanno detto che va bene per bloccare il colore, per fare in modo che non perda più colore e non macchi, e metterlo a mollo nell'aceto. Proverò. Queste qui rosa vanno benissimo per la Momoko se viene lasciata in piedi e non toccata, perché se si alza se le perde perché sono larghe. A questo punto non capisco per quale bambola sono. Quale bambola via di così larghi? Se lo sapete scrivetelo qui sotto nei commenti, perché no, non mi viene in mente. E, mi sembra di avervi fatto vedere tutto. Mi sembra, ricapitoliamo. Il completo perfetto per un corpo Barbie made to move. Il giaccone va benissimo sia per le Momoko che per le Barbie. Per la Momoko no, cioè veramente le sta grande, ma è dolcissima, ci si perde dentro. Poi gli stivaloni dei principi Disney vanno benissimo per i BTS. E le scarpe marroni devo dire che stanno bene un po' a tutti i Ken, penso a questo punto, anche se un po' strette. Mentre quelle nere vanno benissimo lo stesso a tutti i Ken. E poi le due paia di ciabatte per la Momoko. Prima di lasciarvi vi faccio vedere una cosa curiosa. Poi dite perché amo le Momoko alla follia. Guardate, fa troppo ridere. Ha gli occhialoni giganti, perché ha il viso più piccolo della Barbie e quindi ha questi occhialoni giganteschi, sembra un cartone animato. E con questa cosa io vi ringrazio di aver seguito questo video. Spero che possa esservi stato utile nell'acquisto, nei mercatini, nelle fiere, mercatini delle pulci, convention, dei vari accessori. E per qualsiasi dubbio o domanda scrivete qua sotto. Prima che qualcuno magari me lo chieda, purtroppo non ricordo il nome del tavolo né della signora da cui ho preso questi due, il giaccone e il set. E dico purtroppo perché veramente l'avrei comprato tutto il tavolo, aveva delle cose veramente interessanti e me ne pento di non aver preso più cose. E vi aspetto al prossimo video, che sarà sicuramente la creazione di un oggettino. Vediamo se è quello un po' più lungo, quello video vero e proprio creativo, oppure se è quello veloce con oggetti di riciclo, materiali di riciclo. Lo scoprirete insieme a me o la prossima settimana o fra 2 settimane. Nel frattempo vi saluto, vi ringrazio e ciao, a presto. Ciao ciao!